Ed eccoci tornati qua, Tada. Tornando a parlare del concetto della sicurezza stradale, il Consiglio di Stato ha definitivamente bocciato la delibera del Comune di Firenze che rendeva obbligatorio l'utilizzo del casco per tutti i ciclisti e anche gli utenti dei monopattini elettrici, incluso proprio anche i maggiorenni. Il TAR aveva già precedentemente bocciato nel 2020 e nel 2021 questo provvedimento. Sentiamo cosa ne pensa la sindaca Funaro con questo servizio. Intanto da parte del mio predecessore, di Dario Nardella, è stata fatta una battaglia, che è una battaglia di attenzione alla sicurezza nella città e alla sicurezza dei nostri cittadini che circolano, e penso che sia stata fatta una battaglia giusta. Ovviamente ora dobbiamo guardare le sentenze e tutto. Il nostro obiettivo è continuare a tenere alta l'attenzione su quella che è la viabilità, la sicurezza dei nostri cittadini che circolano. Per questo c'è la nostra intenzione, insieme all'assessore alla mobilità, di incontrarsi con le realtà che gestiscono tutta la parte del bike sharing, dei monopattini e tutto questo, per trovare tutte le formule per fare in modo che i nostri cittadini si possano muovere in sicurezza. Sulle altre cose poi aggiorneremo. Per quanto riguarda quindi questo concetto di sicurezza, ma soprattutto di provvedimento bocciato sull'utilizzo del casco, cosa ne pensa quindi Stefano? Allora, dobbiamo separare le cose, nel senso che allora è suggerito ovviamente indossare il casco sia quando si va in bicicletta che quando si va in monopattino, quindi è una forma di protezione individuale che andrebbe suggerita. Sull'obbligatorietà ne possiamo discutere molto, perché le biciclette e i monopattini sono dei mezzi molto utili all'interno delle città, perché riducono l'inquinamento, migliorano la mobilità, riducono il numero di auto all'interno della città e quindi in qualche modo va incentivato. Quindi bisogna fare tanta educazione affinché queste persone poi utilizzino il casco. Devo dire che il Consiglio di Stato ha fatto la cosa giusta, perché un comune non poteva ovviamente mettere una cosa del genere. Comunque a breve, ad oggi in Senato, è in approvazione il dispositivo che obbligherà i monopattini al casco. Sulle biciclette non ne abbiamo mai parlato, perché ovviamente in quel caso lì diventa molto diverso, perché gli utenti di biciclette sono tanti altri. Quindi il punto di vista associativo e di tante associazioni è una cosa giusta da fare. Bisogna educare i bambini a indossare il casco quando si va in bicicletta e quando si va in monopattino. Sul discorso dell'obbligatorietà dovremmo un po' parlarne, ecco, perché credo che sarebbe meglio arrivarci per educazione rispetto all'obbligo. Per quanto riguarda l'aspetto investigativo, magari anche assicurativo, voi cosa ne pensate? Prego. Partiamo dall'assicurazione. Per quanto riguarda l'assicurazione, arriva sempre dopo, nel senso che tutela il danno o il danneggiato, per cui tutto ciò che tutela la persona che in questo caso va in bicicletta e monopattino, se ha degli strumenti e dispositivi atti come fanno i motociclismi, ora c'è l'airbag eccetera eccetera, migliora sicuramente in caso di incidente, non sempre provocato, perché si sa che i motociclisti a volte possono scivolare eccetera eccetera. Avere dispositivi che servono a tutelare la persona sono sempre ben accetti, quindi l'educazione fin da bambini, avere il caschetto, si vedono questi bambini anche nei parchi, no, che hanno questo caschettino, mi sembra che i loro genitori mettano in campo strumenti e anche un'educazione molto attiva e anche giusta, secondo me. Quindi maggior sicurezza. Prego. Sono favorevole all'utilizzo del casco per proteggere se stessi. È anche vero che il monopattino o la bicicletta è considerata veicolo per il codice stradale e deve mantenere nella circolazione stradale strettamente la destra, e purtroppo avvengono molti incidenti perché non avvengono queste caratteristiche. Sono sanzionabili a livello amministrativo, perché viaggiare in file parallele, chi sta all'interno della carreggiata impedisce il sorpasso, questa è la dicitura nel codice stradale, però nessuno viene sanzionato perché non c'è una targa di riconoscimento, non c'è un identificativo. Quindi quando avvengono anche delle situazioni del genere, c'è poco spazio di manovra e anche di discussione. E Stefano Guarnieri è diventato proprio poliziotto ad honorem dopo questa tragedia che l'ha colpito. Quindi ci racconti un po' anche questo avvicinamento alla polizia, ma soprattutto... Collaboro ormai da tanti anni con la Polizia di Stato, quindi ho collaborato sia al progetto Icaro, che è il progetto di educazione stradale che la Polizia Stradale fa insieme a tanti altri enti all'interno delle scuole, e in più al progetto Chirone, che è l'altro progetto di cui parlavo prima, della gestione delle
delle vittime, quindi come affrontare le vittime, per cui è da anni ormai che collaboro con la Polizia di Stato e quindi sono molto onorato di aver ricevuto questo riconoscimento che va a 4-5 persone all'anno per meriti, insomma, di collaborazione che viene fatta alla Polizia di Stato, quindi insomma ringrazio il capo della Polizia che ha ovviamente deciso di darmelo in una bellissima cerimonia fatta a Caivano, dove si abbiamo potuto toccare con mano come si possono migliorare degli ambienti degradati come erano attraverso bellissime cose e in particolare attraverso lo sport, che è sempre un veicolo importantissimo per i giovani per migliorare i loro comportamenti e per integrarsi al meglio nella società. E come associazione fate anche voi percorsi di educazione stradale, anche nello sport proprio? Sì, li facciamo nello sport, li facciamo nelle scuole, diciamo i due ultimi progetti fatti sono uno con Giunti Scuola che si chiama il progetto Sicuramente, che va nelle scuole di terza e quarta e quinta elementare, è stato fatto su più di 500 scuole di tutta la Toscana e penso sarà ripetuto l'anno prossimo grazie insomma al nostro intervento, l'intervento della Regione Toscana. E in più lavoriamo andando nelle scuole superiori attraverso il progetto David a Firenze e anche attraverso progetti che facciamo con la città metropolitana di Milano, che, sulla quale stiamo lavorando in maniera intensa. Quindi crediamo nell'educazione. L'educazione, diceva Mandela, è l'arma migliore per cambiare il mondo e quindi bisogna sicuramente partire da lì e far sì che ci sia un sistema di mobilità che sia sempre di più sicuro, soprattutto per le persone più deboli e più vulnerabili, perché chiaramente chi sta all'interno di un'auto è più protetto, chi sta fuori dall'auto purtroppo è sempre meno protetto, quindi, e quindi motorini, bisogna cercare di proteggerli sempre di più. Abbiamo una domanda da casa. In caso di incidente mortale, che iter giudiziario e burocratico si segue se non ci sono testimoni? Qui magari dal punto di vista assicurativo ne parlerei. Beh, innanzitutto, come abbiamo detto, per quanto riguarda se c'è il veicolo assicurato, di conseguenza c'è un ufficio sinistri della compagnia della persona che ha provocato il sinistro, per cui tutti verranno fatti tutti gli accertamenti del caso tramite accertatori, tramite investigazioni e tutto quello che c'è per arrivare ad avere una prova soprattutto del danno. Nel caso in cui, dicevo prima, il fondo di garanzia di vittime della strada, in caso non ci sia naturalmente o il veicolo non sia assicurato o il veicolo non sia identificato, anche qui bisogna apportare tutta una serie di prove, ma in quel caso non tutte sono necessarie, ma alcune sono anche sufficienti per poter dare inizio da questo punto di vista all'iter dell'istruzione della pratica, perché come aveva detto il concessionario, che è un ente pubblico, dà, voglio dire, alla compagnia di riferimento il mandato ad operare per quel tipo di sinistro, per cui se uno riesce ad avere, non c'è testimoni, ma uno può fare una denuncia, chiamare subito l'autorità, chiamare subito la pubblica assistenza nel caso uno abbia avuto dei danni, quindi tutta una serie di informazioni che sono tutte necessarie e anche sufficienti, ma non in alcuni casi indispensabili averle tutte, quindi anche una querela in quel caso lì, quindi partire anche con questo tipo di operazione in maniera tale che si parta naturalmente con l'istruzione della pratica. Nel caso ci sia una compagnia assicurativa e quindi uno assicurato nei confronti della compagnia, nel caso in cui ci si debba rivolgere a Consap con lo stesso tipo di iter. Oppure ecco, far uso di investigatori privati in questo caso per cercare anche di trovare, di rintracciare i possibili testimoni. Sì, tracce e prove, ovviamente apriranno un fascicolo in procura d'ufficio per reato di omicidio stradale contro ignoti e dovrebbe attivarsi un'attività di polizia giudiziaria alla ricerca di prove, testimoni e quanto altro. Ecco. E le famiglie a volte che si trovano in certe situazioni che non c'è stato magari il decesso da parte della vittima, che si trovano in situazioni del genere e forze di polizia che giustamente aberrate di lavoro e sotto organico si affidano a agenzie come la nostra per ricercare e fissare le prove di quanto è avvenuto e possibilmente identificare chi era al momento sul posto a commettere quello che ha commesso. Lei invece proprio da poliziotto? Ma come hanno detto, insomma, in questo caso interviene chiaramente l'autorità di polizia giudiziaria, quindi c'è un fascicolo aperto per cui
l'autorità di PG farà le sue indagini e poi il giudice deciderà se archiviare o procedere a un rinvio a giudizio nel caso sia identificata una persona. Quindi si tratta di seguire un iter giudiziario, di affidarsi a un avvocato generalmente, perché comunque chiaramente c'è l'aspetto penale. Una cosa importante, credo, secondo me, è ad esempio diffondere il più possibile quelle che si chiamano le dash cam, cioè sono le telecamere che possiamo mettere all'interno dell'auto, che in caso di scontro sono in grado di riprendere e quindi di dare anche la localizzazione e il tempo, e quindi aiutano molto nel capire quello accaduto. Un oggetto che costa dai 200, 300, 400 euro, che può aiutare a risolvere molte cose. Abbiamo una domanda proprio per lei. Secondo me l'autovelox serve solo a fare cassa ai comuni. Riccardo da Pietrasanta. Allora, è totalmente falso, nel senso che abbiamo fatto uno studio sui proventi delle multe, nelle 20 città italiane più grandi solo l'11% proviene dagli autovelox, il resto proviene da altre multe, è una percezione. Si deve combattere per cambiare i limiti se vogliamo combattere, ma se superiamo i limiti è giusto che ci siano le multe, quindi l'importante, l'autovelox farebbe zero se tutti rispettassero i limiti di velocità, quindi non viene usato per far cassa. Quello che possiamo dire è che è giusto dirlo, magari controllate il vostro comune, il comune dove siete, dove spende questi soldi, fate accesso agli atti, chiedetelo, perché è giusto che questi soldi che vengono presi per le autovelox vengano spesi al 100% sulla sicurezza stradale, quindi questo è molto importante, per cui questo aspetto di controllo credo aspetti al cittadino. Se prendiamo le multe è perché superiamo il limite di velocità e quindi è corretto, perché il codice della strada l'ha previsto per quella strada lì. Quindi stare sempre più attenti. Per quanto riguarda la polizza RCA, per caso copre anche i danni al veicolo o eventualmente cosa possiamo inserire alla nostra polizza? Allora, volevo aggiungere, sì? Giustamente come ha detto Guarnieri, Stefano Guarnieri, il discorso della dashcam è utilissimo. Ma secondo me un utilizzo ancora per, diciamo, per istruire, per dare sicurezza stradale o quantomeno per fare educazione stradale, l'inserimento delle scatole nere all'interno delle auto, certo, naturalmente rende più consapevole chi sta guidando di avere uno strumento che monitora il suo stile di guida. Oggi ci sono, voglio dire, scatole nere molto smart per anche i giovani, perché parliamo dei giovani, delle persone, una certa, ma anche giovani che si, diciamo, con una moneta, con un dispositivo da moneta si collega con un Bluetooth sull'app e uno appena entra in auto poi a fine serata vede quanto ha consumato, quante frenate ha fatto, la velocità media. Questa è una consapevolezza molto utile, è un'educazione ai fini della guida, quindi diciamo che è una parte attiva, un aiuto e una parte attiva importante, importante, oltre alla dashcam, per sapere che quello che succede. L'altra cosa che mi riporto alla situazione della tutela del proprio veicolo. Oggi ci sono garanzie in ambito assicurativo che sono la casco, che quindi copre tutti i danni all'autovettura in caso di incidente, sia con un veicolo identificato, ma anche contro ostacolo fisso, quindi l'urto, il ribaltamento e l'uscita di strada. C'è una formula assicurativa un po' più leggera, che è la collisione, che dà la possibilità di avere sempre il risarcimento dei danni, in questo caso con veicolo identificato e non solo veicolo, ma anche pedone, animale vagante, perché in Toscana abbiamo delle belle campagne, ma ogni tanto qualche cinghiale si diverte a camminare per strada. Causano un sacco di scontri. E io purtroppo ultimamente ho avuto diversi clienti che hanno avuto questi danni molto importanti, meno male nessun danno alle persone, però ai mezzi danni molto importanti, per cui ci sono assicurazioni, garanzie delle assicurazioni che tutelano la persona per lo scontro con veicolo, contro animale, pedone, anche carrozze a cavalli, ce ne sono poche, ma insomma a Firenze o qualche fiaccheraio ancora, voglio dire, nelle ricorrenze delle feste patronali ci sono, e di conseguenza anche da questo punto di vista la casco con l'urto, il ribaltamento e l'uscita di strada. Volevo fare un inciso, la scatola nera, che spesso e volentieri è, come abbiamo detto, da sicurezza, è anche in caso di un incidente, perché uno a volte può uscire fuori di strada di notte tardi, e è successo a dei clienti, automaticamente si attiva per chiamare il soccorso, non solo il soccorso stradale ma anche il soccorso delle polizia e quindi anche delle ambulanze, quindi è una parte attiva che serve molto. Gli ultimi dispositivi hanno anche la funzione bodyguard, quindi se uno ha bisogno di essere in una zona che non è molto tranquillo
può attivarlo e avere un colloquio diretto con una centrale operativa per stare molto tranquillo. Quindi sicurezza stradale passa attraverso anche questi strumenti. Ecco, abbiamo anche una domanda da casa. Meglio sempre fare la constatazione amichevole in caso di incidente, Giusi da Prato. Allora, la constatazione amichevole, il CAI, la constatazione amichevole di incidente o che fa parte del CID, la convenzione indennizzo diretto, sarebbe la miglior cosa, perché in quel momento ci si assume la responsabilità dell'incidente, quindi sarebbe la forma più civile e anche più veloce da un punto di vista di risarcimento, dove una persona può, riempiendolo in tutte le sue parti, avere chiara la situazione dell'incidente, anche perché ci sono tutte delle belle caselline a destra e a sinistra quando lo compiliamo. Ricordiamoci di fare una sola crocetta, una a destra e una a sinistra, perché la, voglio dire, la constatazione amichevole di incidente non prevede più di una crocetta, e quindi tecnicamente questo è un tecnicismo, però è la forma più civile. Quindi se uno sa che tampona un veicolo, perché non deve fare una constatazione amichevole? Se uno fa retromarcia, perché non deve fare una constatazione amichevole? Se uno esce da un parcheggio, si sa che ha torto e quindi no, ma io guardavo, no, hai torto, perché hai torto, e quindi fai una constatazione amichevole. Ci sono pochi litigi, indennizzo certo, e quindi siamo tutti più tranquilli. Per quanto riguarda invece la sicurezza personale, specialmente anche nelle discoteche, ne sentiamo sempre più parlare di non solo avvelenamenti, ma anche proprio droghe utilizzate o che ci vengano proprio inserite nei drink. Allora, la discoteca, diciamo che è un centro di aggregazione, chiamiamolo così, di giovani e meno giovani, persone per bene e anche malfattori. E noi forniamo un servizio di sicurezza agli ingressi, di filtraggio e di controllo all'interno delle sale, ma non è che facciamo un filtraggio per come dovrebbe essere inteso dalla parola stessa, quindi entrano all'interno anche soggetti con addosso sostanze anche dannose da un punto di vista di coscienza per la persona altrui, nel senso che ci sono delle droghe liquide in odore, in sapore, in colore, che con la distrazione di chi sta bevendo un drink o qualcosa gli viene versato all'interno, e a quel punto, da quel momento in poi, c'è una perdita di cognizione della persona e quindi un'incapacità di movimentazione e anche di reazione, e c'è un approfittamento da parte di questi criminali accompagnando fuori questa persona che apparentemente si sente male. Nei locali dove abbiamo anche personale nostro, quando avviene questi casi, blocchiamo all'ingresso, alle porte, questi soggetti, chiamiamo le forze di polizia e un'ambulanza, proprio per verificare che la persona non sia soggetta a qualche alterazione dovuta a sostanze. Addirittura facciamo intervenire dei gruppi cinofili con il cane antidroga all'ingresso, mentre c'è l'afflusso di persone, proprio come deterrente a fare entrare sostanze stupefacenti. E nei parcheggi facciamo una sorta di controllo con delle videocamere portatili, in quanto abbiamo visto e documentato e denunciato che arrivano persone con le proprie autovetture, aprono il baule della macchina e si viene fuori una specie di bar di superalcolici. Bar abusivo. Quindi i giovani che escono e entrano, escono per bere e entrano già bevuti, parlando in maniera aretina. E quindi, e questa è la base anche poi della sicurezza stradale, è la base, bravissima, bravissima. Facciamo intervenire anche delle associazioni tramite il locale, che sono muniti di etilometri, che fanno la prova del il test, alcol test, ai ragazzi a campione quando escono. E quelli che vediamo, vengono visti, che sono particolarmente traballanti o hanno dei sintomi evidenti di ubriachezza, vengono un attimino trattenuti e fino a che non hanno smaltito un po'. Ecco, la sostanza. Sì. Abbiamo purtroppo anche una domanda da casa. Come posso controllare mio figlio che ha iniziato a uscire la sera? Questa è una domanda un po' per il trio, direi. Allora, controllare, ci attivate, facciamo un servizio di pedinamento e controllo. E è doppiamente vantaggioso questo da un punto di vista familiare,
e anche da un punto di vista generale. Perché? Perché quello che facciamo nei parcheggi e facciamo in giro viene anche fatto durante il controllo di vostro figlio. Cioè, le compagnie che frequenta, se beve, se fuma, con chi sta, quello che combina e quanto altro. Comunque, e non solo, ma anche per le amanti, vero? Anche per le amanti, per chi abusa della malattia, per tante serie di conseguenze. Investigazioni sono a 360 gradi, dalle investigazioni penali, difensive, civili, aziendali e quanto altro, quindi assicurative. Ecco, quello che potevo aggiungere, come posso controllare mio figlio in ambito sempre di auto, per riferirmi alla scatola nera, di solito è il genitore, il neopatentato, che compra la macchina e se il genitore fa mettere la scatola nera, i servizi della scatola nera sono molteplici. Innanzitutto può capire dov'è la macchina, qual è la velocità, il percorso che ha fatto, per cui naturalmente può dire il figlio: ma io ero in a quell'ora in posto tal dettaglio. E invece no. E invece no. La scatola nera parla. La scatola nera parla, ma questo è sempre a tutela veramente del, diciamo, del figlio che ha preso la macchina da poco, è un neopatentato, uno vuole un controllo. E quindi la scatola nera può essere anche dissuasiva di certi comportamenti nei confronti del figlio, perché sa che se dice che era in quel giorno a quell'ora lì, ecco, ci doveva essere. Mentre voi, sia dal punto di vista di associazione ma anche dal punto di vista di polizia, anche qua date un contributo sia come educazione stradale, ma sai, per i figli. Come controllare il figlio dipende molto dal figlio, e no? Quindi dipende. E quindi, diciamo, gran parte dei casi è aumentare la consapevolezza del figlio, no? Quindi tutto quello che hanno detto qui accanto a me è giusto. Ma soprattutto dobbiamo lavorare ovviamente sulla parte educativa e sulla consapevolezza dei rischi che ci sono, e quindi poi alla fine farlo lavorare con le sue gambe, insomma. Benissimo, ma a proposito di educazione per i ragazzi, adesso mi collegherei insieme al nostro inviato Storai proprio per parlare di un progetto, sentite, non paghi niente ma devi andare a scuola, non paghi niente per quanto riguarda l'iscrizione al calcio, quindi allo sport, ma devi andare bene a scuola, quindi un altro progetto di educazione, scopriamolo insieme allo Storai. Ciao Lucrezia, ciao. Buonasera, io ti parlo da Corazzano in provincia di Pisa, dove la squadra locale, il Corazzano appunto, si sta allenando, la intravedete alle mie spalle, sono insieme al direttore sportivo che ci racconterà di questa società e soprattutto della sua particolarità, perché il Corazzano è una società sportiva un po' diversa dalle altre, si gioca a calcio ma ha delle regole particolari. Buonasera a tutti. Sì, la particolarità che abbiamo noi a Corazzano è che non facciamo pagare niente ai bambini per giocare, ma non perché siamo più bravi, soltanto perché crediamo nel sociale, ecco, che quando ero ragazzo io non si pagava e ora invece so che viene pagato delle rette, viene pagato abbigliamenti per vedere i bambini giocare. A questo noi non lo facciamo, perché riteniamo opportuno che i bambini si devono solo divertire. E sono anche gratuite le partite che genitori e spettatori possono venire qui a vedere? Certo, certo, sì, sono gratuite, tutti possono venire a vedere i suoi nipotini, i suoi figli, i suoi fratellini, senza pagare niente, perché non mettiamo la biglietteria, è tutto aperto, tutti possono venire. Ci sono però delle regole di ingaggio, perché sì, è gratuita, però ci sono delle regole da rispettare. Sì, 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 ci sono delle regole, ma sono semplicissime, perché noi non si dice che facciamo scuola calcio, noi non facciamo scuola, perché la scuola ci stanno 6 ore tutti i giorni, noi facciamo educazione al calcio, vorrebbe dire che ci sono delle regole e vanno rispettate. Quali sono? Quelle di chiedere sempre tutto per piacere. Quello che se un bambino prende in giro, diciamo, fa il burlotto con qualche altro bambino, va a casa per qualche settimana, se prende in giro qualche avversario uguale, e poi soprattutto perché non ci deve essere per nessun motivo un prendere tempo alla scuola per venire a divertirsi. Quindi i ragazzi devono anche andare bene a scuola. I ragazzi devono andare bene a scuola, quello che possono fare in complicità con i genitori. Riusciamo a tenere questo giusto equilibrio fra la scuola e il calcio, perché se hanno più di 2 materie di insufficienza, ovvio che non si possono permettere di venire a divertirsi. Quindi in realtà sono delle
ottime regole di buon senso che in teoria tutti dovrebbero rispettare. Sì, ma lo fanno quasi tutte le società, eh? Non è che siamo solo noi, so che tutte altre società, anche molto più grandi di noi, questa è una regola che è alla base. Ed è già il secondo anno che fate questo tipo di attività con questo tipo di regole? Sì, siamo partiti l'anno scorso con gli esordienti e ora quest'anno abbiamo fatto altre due squadre, i primi calci e gli juniores, sempre con la stessa modalità, grazie ovviamente agli sponsor che hanno creduto in questo progetto e a tutto il paese che quando facciamo feste, sagre, cene a livello sociale proprio per sostenere questa iniziativa e speriamo di durare nel tempo. Va bene, grazie Marzio. Lucrezia, qui da Corazzano è tutto, io ti restituisco la linea. Buonasera. Grazie Francesco e complimenti per questo bellissimo progetto. Stavamo proprio parlando di educazione stradale, in questo caso serve anche proprio per responsabilizzare ancor più sia le ragazze che i ragazzi a fare sport in maniera però consapevole e quindi con educazione a scuola. Prima parlavamo di scatole nere, appunto. Sì. Quindi siamo tornati qua con Francesco Lucarelli del Corpo dei Vigili Giurati. In che modo voi agite sulle scatole nere? Sì, mi riaggancio all'iniziativa di cui parlavano i colleghi. Tutte le nostre autovetture sono munite appunto di GPS per tutelare in primis le guardie che lavorano in solitaria e lavorano spesso e volentieri, insomma, in parte durante l'orario notturno il più delle volte, ma poi anche in località spesso e volentieri piuttosto bui, soggetti a variazioni meteorologico importanti, quindi sotto la pioggia, neve a volte, il freddo e il ghiaccio, per cui sì, a tutela loro e per avere una visione anche di tutte le nostre pattuglie dislocate sul territorio. Quindi è importante anche proprio per eventualmente rintracciare e tracciare soprattutto la vettura e l'utente. Assolutamente, poi ci dà anche una modalità sullo stile di guida, peraltro noi abbiamo preso anche l'iniziativa di fare dei corsi di guida sicura proprio perché è importante arrivare tempestivamente sull'obiettivo, ma è anche importante arrivarci integri, quindi sicuramente bisogna fare attenzione a questo aspetto. Ecco, ma parliamo un po' del Corpo dei Vigili Giurati che compie 100 anni. Compie 100 anni, adesso tra pochissimi mesi, nel 2025, compierà 100 anni, quindi non un traguardo ma sicuramente una pietra miliare societaria importante. La società nasce in Emilia nel 1925, poi per varie vicissitudini familiari si trasferisce dopo pochissimo a Firenze e da lì poi si allarga e si diffonde un po' in tutta Italia. Attualmente siamo diffusi dal Lazio, che è la parte più a sud per quanto ci riguarda, fino al Piemonte, ai confini con la Svizzera, quindi copriamo molte regioni, abbiamo molte guardie che lavorano per noi sulle varie province. Però cercate anche nuove figure. Cerchiamo continuamente figure da integrare, anche perché questi 100 anni, nonostante la veneranda età, diciamo che la società è ancora, anzi, piena di entusiasmo. Anche quest'anno apriremo 4 nuove province, per cui continuiamo a investire e ad allargarci. Quindi ben vengano nuove risorse da integrare nel nostro organico. Quindi non che esitate. Tipo di requisiti devono avere, quindi? I requisiti fondamentali è che abbiano un casellario giudiziario ovviamente immacolato, altrimenti non potrebbero avere il porto d'armi che è previsto nei titoli di polizia, e poi questa vicinanza alla divisa, al dovere, all'importanza della tutela e la regolamentazione della sicurezza in generale. Quindi variano un po', possono venire da tantissime esperienze precedenti, quindi non c'è una regola precisa. Tutti coloro che gradiscono questo tipo di ambiente, che è particolare ma è sicuramente gratificante, sempre più anche ufficializzato, ecco, prenderà sempre più campo la figura della guardia giurata, quindi anche ben perché ci sono sempre più crimini anche nella nostra società e quindi abbiamo sempre più bisogno di sicurezza
e di impianti di sicurezza proprio sempre più all'avanguardia anche. Assolutamente, sì, noi... Per quanto riguarda i test di sicurezza, cosa sono e come appunto... Dunque, i test di sicurezza sono un primo approccio a quello che potrebbe essere un progetto, una realizzazione nell'ambito della tutela della propria abitazione, della propria esercizio commerciale o azienda, in cui si delineano dei campi, se è più o meno isolata, se è soggetta, se ha delle barriere anche oltre che tecnologiche, anche fisiche, per rallentare o comunque impedire l'ingresso dei malviventi. Dopodiché si compila una serie, questo format, una serie di campi, e a noi arriva una sorta di progetto rudimentale di quello che vorrebbe il cliente. Dopodiché, naturalmente, ci sono i nostri consulenti commerciali e soprattutto quelli tecnici che si occupano di sviluppare il progetto tecnico e di realizzare l'impianto così come lo vuole il cliente. Quindi qual è il consiglio da dare adesso a tutti i nostri telespettatori per avere una casa anche più sicura? Venite al Corpo Vigili Giurati. Quindi senz'altro sì, affidatevi agli istituti di vigilanza, che sicuramente comprendono i due aspetti, sia la parte della fornitura e quindi l'installazione con un occhio di riguardo a quello che potrebbe essere le vulnerabilità dell'ambiente, sia conoscendo il servizio che svolgiamo e che rimane il nostro focus sicuro. Ecco, ma qual è l'iter in caso di un furto casalingo? L'iter nel caso che avvenga un furto a seguito di un scatto di allarme, mm-hmm. quindi a noi magari arriva, a voi vi arriva proprio la chiamata. A noi arriva in chiaro un trasferimento di un codice segnale, che viene criptato e viene messo in chiaro in centrale. La centrale si occupa di allertare la pattuglia di zona, ogni zona ha la propria pattuglia, per cui è sempre in prossimità dell'obiettivo. Dopodiché chiama i recapiti in ordine di importanza e verifica se non sia stato un falso allarme. Comunque sia, la pattuglia in parallelo si porta sul posto, e quindi la centrale è in costante colloquio con la pattuglia, che lo avvisa e lo aggiorna secondo la modalità di intervento. Ecco. Ecco, in caso di furti ci sono delle assicurazioni, mi riferisco a Stefano Dandi, brevissimo. Allora, innanzitutto una cosa molto importante è chi fa una polizza furto, se ha una vigilanza, cioè se ha un allarme e anche una vigilanza da remoto, può usufruire di sconti molto importanti, per cui questo io lo consiglierei, perché una polizza di assicurazione già per il furto e ci sono, quindi arrivo alla tua domanda, ci sono polizze che assicurano il furto, quindi anche per le aziende, per le ville che sono soggette più a furti, quindi le polizze ci sono. Consigliabile è anche avere un allarme, e se uno riesce oltre all'allarme a avere anche una vigilanza da remoto, sicuramente può usufruire di sconti, essere più tranquillo, ma anche degli sconti molto importanti sulle polizze, per cui questo lo consiglio vivamente. Ecco, e poi ovviamente denunciare sempre il furto ai carabinieri, alla polizia, per far sì che in qualche modo è un requisito essenziale la denuncia presso l'autorità. Quindi abbiamo capito che anche sicurezza sia delle case, ma anche sicurezza privata con l'investigatore. Ma adesso cambiamo velocemente pagina, perché il 3 ottobre è stato inaugurato il nuovo centro di controllo energetico, quindi scopriamolo insieme a questo servizio. È stato inaugurato lo scorso 3 ottobre il nuovo centro di comando e controllo degli impianti e delle reti di Firenze da parte di Italgas. Si tratta di una nuova infrastruttura ad alta risoluzione tecnologica che consente di monitorare e gestire da remoto i 74.000 chilometri di rete di distribuzione del gas del gruppo, compresi gli 8.000 chilometri di reti di Toscana Energia nel nostro territorio. Si tratta della seconda control room dopo quella di Torino, che garantirà efficacia nel controllo e rapidità di intervento. Noi vediamo che quando nessuno si accorge del nostro servizio, perché stiamo facendo un bel lavoro, quello che cambierà è che noi avremo sotto controllo ancora di più tutta la nostra rete, e quindi saremo in grado di intervenire in anticipo rispetto a magari degli eventi che si possono verificare. Noi per esempio è già successo durante le recenti inondazioni in Emilia-Romagna, che siamo riusciti a gestire i nostri impianti da remoto quando non si poteva intervenire localmente perché non c'era la possibilità. Quindi in caso di eventi atmosferici particolarmente forti, noi riusciamo a gestire da remoto la rete, a metterla in sicurezza e poi a farla ripartire assolutamente in sicurezza. Quindi
la qualità del servizio continuerà a crescere. Dico continuerà perché la qualità del servizio in questi anni è cresciuta in modo significativo. Se voi pensate che le nostre perdite sono meno dello 0,1% e le monitoriamo costantemente tutti i giorni, questo vi dà l'idea del livello di servizio che noi abbiamo. Il nuovo centro consentirà di aumentare la sicurezza e assicurare interventi tempestivi grazie anche al centralino attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I due ambienti, entrambi con tecnologia di ultima generazione, sono contigui e operano in stretta connessione per garantire servizi. Poter replicare il modello di Torino di Italgas, essendo Toscana Energia nel gruppo, permette di fare un salto davvero di qualità nel monitoraggio delle reti e alla fine poter controllare tutto digitalmente, perché Italgas ha iniziato un processo di digitalizzazione ben 8 anni fa, alla fine consente di avere una stanza da cui avere una panoramica completa di tutta Italia, di quelli che sono gli impianti in attivazione che possono avere problemi e dare una capacità di intervento nel giro di pochissime ore. Quindi alla fine è un servizio alla fine che ti permette di trasportare il gas attraverso i territori italiani e quello di la capacità di intervenire nelle case delle famiglie. Quindi direi che una proiezione nel futuro a misura di famiglia e anche nell'interesse della collettività. La tecnologia deve mettere nelle condizioni per erogare un servizio migliore, per mantenere un livello di sicurezza elevatissimo come il gruppo Italgas e Toscana Energia garantiscano e siccome il gas è un prodotto che deve garantire determinati standard anche da un punto di vista normativo, dare uno sguardo al futuro e reggere il passaggio coi tempi, perché in questo momento la linea del futuro, come ricordava l'amministratore delegato Gallo, è quello di proiettare l'azienda a un livello sempre maggiore come qualità e come servizio per la cittadinanza. Algoritmi, sistemi cartografici, sensori e attuatori lungo la rete danno vita a Dana, così si chiama l'applicativo proprietario realizzato nella Digital Factory del gruppo. La direzione di marcia è chiara. Noi vogliamo progressivamente, ma già nel presente, utilizzare la nostra control room non solo per il monitoraggio della rete ma per la gestione da remoto di tutta la nostra infrastruttura. È evidente il vantaggio in termini di rapidità di intervento e quindi in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, ma è altrettanto importante il vantaggio in termini di gas che la nostra rete può ospitare. Il biometano è già una realtà, nel prossimo futuro anche l'idrogeno. In termini di dati, di numeri, qual è il lavoro che è stato fatto da Toscana Energia e se ci sono degli obiettivi fissati? Per arrivare qui, sono 5 anni che noi investiamo almeno 15 milioni l'anno in digitalizzazione della rete. Il totale dei nostri investimenti è di 70 milioni l'anno, quindi 15 milioni è un investimento importante e l'abbiamo fatto perché siamo convinti che solo automatizzando questo tipo le nostre reti hanno e sapranno essere il futuro presente. Il centro di comando e controllo nella sede di Piazza Mattei è un forte contributo che l'azienda dà alla città di Firenze per far aumentare la crescita della Smart City, sempre più tecnologica e sicura. È un altro passo importante per la nostra città, per la Smart City. Tra l'altro ci tengo a ringraziare Toscana Energia e Italgas per aver scelto dopo la casa madre di Torino, Firenze, per portare un sistema così avanzato che va a integrare tutto il lavoro che stiamo facendo sul nostro territorio, a partire dalla Smart City Control Room, con cui abbiamo già un collegamento tra Toscana Energia e la Smart City, per dare dei servizi che siano sempre più innovativi, sempre più efficienti e che rispondano alle esigenze dell'innovazione e che rispondano alle esigenze della crescita che abbiamo nelle nostre città. Tra l'altro con risultati anche importanti in termini di assunzione di personale, di qualità, che dà una risposta ulteriore verso la città che vogliamo, che è una città che innova, che dà opportunità ai giovani e che ha servizi che sono sempre più di qualità. L'inaugurazione della nuova sala è stata seguita dalla conoscenza della Digital Twin, che consente di monitorare la sicurezza delle reti del gas. Il progetto 3D Asset Mapping, attraverso un prototipo,
offre la possibilità di fare un salto in avanti verso l'innovazione e la digitalizzazione delle infrastrutture di distribuzione del gas e con le tecnologie Mobile Mapping LiDAR e il Georadar GPR che Italgas riesce a individuare inefficienze, prevedere guasti e pianificare manutenzioni preventive. Digital Twin, infatti, permette una rilevazione digitale delle infrastrutture presenti sopra e sotto il manto stradale con raccolta dati in tempo reale. L'idea è di creare una rappresentanza digitale delle tubazioni gas che rispecchi fedelmente le condizioni del sottosuolo, permettendo così un monitoraggio continuo e un'analisi dettagliata. E adesso anticipazioni del TG 38 con la nostra Deborah Canocchi. Buonasera, tra poco al TG 38 partiremo dal tema della sicurezza a Firenze perché arriva una nuova stretta da parte della prefettura soprattutto per quanto riguarda il Parco delle Cascine. Arriva infatti il divieto di stazionamento per chiunque porti avanti degli atteggiamenti molesti o aggressivi e non riguarda solamente il Parco Fiorentino ma anche la zona della stazione di Santa Maria Novella. E poi per la cronaca torneremo sull'omicidio di Fogliano della Chiana, un 37enne pakistano ha confessato di aver ucciso la sua ex suocera, un omicidio avvenuto al culmine di una lite che ha raccontato il 37enne sarebbe scaturita dalla sparizione di alcuni pulcini. E poi negli scorsi giorni vi avevamo raccontato dell'accusa da riformulare per quanto riguarda l'uomo che aveva ucciso ad Arezzo il suo vicino di casa che gli stava distruggendo l'abitazione con una ruspa. Si passerà da legittima difesa a omicidio volontario perché ha detto nelle scorse ore il giudice è come se quell'uomo avesse in qualche modo accettato il duello. E poi torneremo sulla difficile situazione del distretto dei pronto moda cinesi a Prato, una situazione sempre più difficile. La regione sta cercando di trovare una soluzione anche alla luce dell'aggressione che è avvenuta la scorsa notte ai danni di alcuni lavoratori che erano in presidio fuori da un'azienda. Tutto questo e molto altro tra poco al TG 38. Siamo giunti quindi anche alla conclusione di questa meravigliosa puntata di TADA, volta all'informazione ma soprattutto alla sicurezza stradale e personale e anche all'importanza della salute mentale. Quindi un ringraziamento a tutti gli ospiti che hanno preso parte in questa puntata, ma TADA non è finita qua. Perché dove si trasferisce Paolo Daghini? Guarda, io sono già qui che pulisco tutta la cucina. Bravo, bravo. Pronta per il tuo arrivo, eh? La pentola c'è, appena arrivo, buttiamo la pasta e partiamo. Inizia. Benissimo, quindi seguiteci a TADA alle 19 in cucina. A tra poco.